ringrazio questa numerosa presenza. Non ho molto da dire, diciamo, abbiamo fatto di questa rassegna insieme all'assessore Pasquali con grande passione, volevo ringraziare anch'io tutti, la sinergia praticamente che c'è stata fra enti privati e aziende private, e penso che voi siate qui per ascoltare il professor Galimberti più che me, quindi cedo la parola al professor Galimberti. Buonasera. Dunque, il titolo mi pare sia il futuro nell'età della tecnica, no? E il futuro effettivamente è una qualità temporale che in qualche modo preoccupa tutti, ma non bisogna mai chiedere a un filosofo di fare il profeta, nel senso che i filosofi, no, perlomeno io, mi sono assunto il compito di descrivere il reale per quello che è e non per quello che si vorrebbe che fosse, o per le speranze che si dovessero intravedere all'interno di questo scenario, che il buon Nietzsche aveva approfittato un secolo e mezzo fa come epoca del nichilismo, da lui così definito. Manca lo scopo, manca la risposta al perché. Tutti i valori si svalutano. Che i valori si svalutano non è una cosa interessante, nel senso che la storia va avanti per svalutazione di valori. Prima della rivoluzione francese la società era organizzata secondo valori gerarchici, dopo la rivoluzione francese si è organizzata secondo valori di cittadinanza, di uguaglianza, almeno formale, e la storia procede grazie a questa trasmutazione di valori. Parola questa valori che non deve essere pensata come delle entità eterne che piovono dal cielo. I valori non sono altro che dei coefficienti sociali, ovvero delle modalità più idonee a tenere insieme una comunità col minor tasso di conflitto. Questi sono i valori, nient'altro che questo. Quindi cominciamo a sbarazzare la nostra terra da ipotesi celesti, nel senso che ci siano delle realtà immutabili, i cosiddetti valori, per cui tutti quelli che si lamentano del collasso dei valori si lamentano di qualcosa che non ha una particolare consistenza. Nichilismo però è quando crollano i valori che hanno tenuto insieme la società e non ne nascono altri, per cui questo non più è il momento nichilista. Già Hölderlin nella prima metà dell'Ottocento scriveva che più non sono gli dei fuggiti e ancora non sono i venienti, preconizzando questa dimensione nichilista. E Heidegger, dal canto suo, parlava del suo tempo come del tempo della povertà estrema. Ecco, ma le altre due proposizioni di Nietzsche sono interessanti. Manca lo scopo. Manca la risposta al perché. Manca lo scopo vuol dire che il futuro non profila nessuna finalità, non c'è un fine. E noi, che siamo stati abituati a pensare in termini finalistici da 2000 anni di cristianesimo, ci troviamo in qualche modo in una condizione di incertezza. Manca lo scopo, manca la risposta al perché, che significa che non si trova un senso nella propria esistenza, un senso nel proprio tempo, e di questo ne sono perfettamente consapevoli i giovani, i quali guardano al futuro, anzi non lo guardano proprio, perché se lo guardassero non avrebbero molta forza per vivere. E quando il futuro non attrae, evidentemente scattano delle figure di demotivazione, quando non di disperazione, e soprattutto la tendenza a vivere l'assoluto presente. L'assoluto presente significa vivo adesso, espando la mia vita più che posso, ma non fatemi guardare con questo, perché tutte le volte che sentite un conflitto tra scienza e religione sono conflitti di superficie, schiume. La scienza è profondamente teologica, e vede le cose esattamente come la teologia le aveva viste.
E come la religione aveva visto che il passato era peccato, il presente è redenzione, il futuro è salvezza, alla stessa maniera la scienza vede che il passato è ignoranza, il presente è ricerca, il futuro. Platone riteneva che la chiamava la politica tecnica regia, basiliche, tecne, perché regia? Perché dice che le altre tecniche sanno come si fanno le cose, mentre la politica sa se e per quale ragione si devono fare. E quindi la politica è pensata come il luogo della decisione. È ancora così nell'età della tecnica? No, non è più così, perché la politica per decidere guarda l'economia. Quando è una buona politica, perché se è cattiva politica non guarda neanche quella. Beh, la politica per decidere guarda l'economia e l'economia per decidere guarda le risorse tecnologiche. Quando si dice per esempio che noi potremmo competere con gli altri, sul mercato solo attraverso la ricerca di che cosa? Di novità tecnologiche. E quindi il processo decisionale si è spostato dalla politica all'economia e dall'economia alla te. Allora, se la democrazia funziona su base irrazionale, non è democrazia, è retorica, oggi diremmo è demagogia. Se dovessimo chiederci organismi geneticamente modificati oppure no, Umberto Veronese ritiene che non sono assolutamente pericolosi, altri genetisti dicono che sono pericolosissimi. A chi credere? Ma a me Umberto Veronese piace, quindi dovessi votare, voterei per lui. All'altro invece dice, ma mi convince di più quello scienziato, allora voto in quell'altra parte. Cioè ci affidiamo, perché non siamo competenti. All'epoca di Platone non era così, perché i problemi erano semplici. Quando gli ateniesi dovevano fare la guerra contro i persiani, hanno bisogno di legname per costruire delle navi, le hanno chieste a Tebe, e i tebani gli hanno detto, sì, noi vediamo tutti gli alberi del monte Citereo, però ricordate che quando abbiamo disboscato il monte Citereo la bora aumenta di 2 gradi e voi non potete uscire quando volete, dovete uscire solamente quando la bora ve lo concede. Allora tutti capiscono il problema e si decide. Ma di fronte alla clonazione, per esempio, di fronte agli organismi geneticamente modificati, che ne sappiamo? Posto che la scienza ne sappia qualcosa. E allora anche qui la tecnica determina questi sconvolgimenti, per cui noi continuiamo a parlare in termini umanistici di verità, libertà, democrazia, ma attenzione, ma sono ancora praticabili queste parole, hanno un contenuto oppure si è stravolto già? Dicevo a proposito dei greci che è stato il popolo più alto mai apparso dalla storia perché ha avuto il coraggio di guardare in faccia il dolore. Noi dovremmo guardare in faccia che cosa significa davvero tecnica. Io faccio incominciare la tecnica dal 1940. La tecnica come sistema di razionalità, non come macchine, come tecnologie, quelle c'erano anche prima, però non c'era la razionalità come perfezionamento continuo del macchinale, no? Le macchine del primo Novecento, dell'Ottocento erano cose troglodite rispetto ad oggi, no? E qual è la differenza? Che quelli di oggi sono più razionali di quelle. In questo senso dico la tecnica è razionalità assoluta. Un filosofo che parecchio chiamo molto, che si chiama Gunther Anders, che è ebreo, si è rifugiato in America, andò a lavorare alla Ford, e scriveva al suo maestro che era Heidegger, lei mi ha insegnato che l'uomo è il pastore dell'essere, ma io qui alla Ford vedo che sono il pastore delle macchine. Non devo neanche più lavorare, devo solo guardare le luci accese e spente, a secondo di questa luminosità devo controllare il funzionamento delle macchine, nient'altro che questo. Io sono il pastore delle macchine, non dell'essere, gli dicevo, scriveva. Bene, Gunther Anders sostiene che la tecnica si è cominciata nel 1940 e lui da ebreo, vi prego, dico delle cose pesanti adesso, ma dico letteralmente, detto da lui, da ebreo perseguitato in America, dice che il primo esperimento
della mentalità tecnica e delle procedure tecniche al massimo della razionalità è stato il nazismo. Anzi, dice questa frase terribile, a me dico tra virgolette, definisce il nazismo un teatrino di provincia rispetto all'età della... Non è che il mondo si traduca in un enorme apparato tecnico. Ancora più inquietante è che non siamo affatto preparati a questa radicale trasformazione del mondo. Ma ancora più inquietante, siamo al terzo grado di inquietudine, è che non disponiamo di un pensiero alternativo al pensiero tecnico. Nel senso che il nostro modo di pensare è solamente un pensare per calcolo, per conto, per farti conto. Tu dici in tedesco denken als rechnen. Sappiamo solo far di conto, sappiamo solo calcolare, sappiamo solo attenerci a criteri di razionalità. E allora, non disponendo più di un pensiero alternativo al pensiero tecnico, con che cosa possiamo cambiare questa invasione della razionalità tecnica? E sto parlando di razionalità tecnica, perché la tecnica non salva, non redime, non... La tecnica funziona, e siccome funziona è efficace e trasforma il mondo. È anche vera, perché la verità, una volta che è stabilito che è efficace, produce effetti di realtà. Questa è un po' la condizione. Attenzione, la tecnica poi non tende a uno scopo. Abbiamo ricordato Nietzsche all'inizio, manca lo scopo, perché la tecnica tende solo al suo autopotenziamento. Non ha in vista il benessere dell'umanità, che poi le ricadute tecniche possono essere utilizzate anche per il miglioramento della condizione umana, non c'è dubbio. Ma non è lo scopo della tecnica. Lo scopo della tecnica è il suo autopotenziamento. E la controprova è, per esempio, dopo qua chiudiamo, se è vero come è vero che noi siamo in grado, con gli arsenali atomici che abbiamo sparsi per il mondo, di distruggere la Terra 10.000 volte, che necessità c'è di migliorare la bomba atomica? Cioè, non ci basta 10.000 volte la distruzione totale. Cosa vuol dire un comparativo in un contesto del genere? Bene, questo comparativo è la natura della tecnica. La tecnica tende al suo autopotenziamento, perché solo autopotenziandosi diventi il massimamente appetibile. E noi siamo molto complici di questo sistema. E questa complicità consiste nel fatto che tutti abbiamo un po' il sospetto che la tecnica non ci garantisca più una vita umana, ma soprattutto, insieme non c'è novità tecnica che non solleciti il nostro appetito, e quindi siamo timorosi e complici. Fermiamoci qua.